mattiniera. Allora, chi arriva? Eccomi! Arriva Perse! Eccomi! Io adoro ciao, questa Anto, cosa, che ciao. Noi abbiamo un'idea di massima di chi c'è e chi non c'è, ma poi uno arriva, poi giochiamo, poi famo. Senti, che cosa facciamo oggi di tricolore anche qua? Rigorosamente, primo, assolutamente. Ho fatto un secondo, quindi immagino. Rigorosamente tricolore, un bel tortello, viva l'Italia! Che meraviglia, tutta viva l'Italia. L'Italia, guarda che bella, ho già preparato i panettini, i panettini di pasta, bianco, un ripieno saporitissimo, un ripieno. Mettete in fresca una bottiglia che dopo fare, serve. Lo so, adesso lo so che sono in ritardo, adesso mi sgridano di bestia. Mi spoilera sempre tutto, sì, si voglio fare una cosa, guarda, scusate, perché ne vale ma la sono pena. Sono bellissimi. Guardate cosa vi insegniamo a fare, guardate. Eccoli qua. Ditemi, questi raviolini bianchi, rossi e verdi, li avete mai visti? Io no. Dopo la reclame con Daniele Persegani. Viva l'Italia, del 12 dicembre. Italia con le bandiere. Richiesto un montaggio di tutte le nostre stupidere che abbiamo fatto durante quest'anno, almeno per l'ultima puntata, forse ci vorrebbe tutta l'ultima settimana. Perché... secondo me hanno un bel teche-teche-te da fare. Esatto, un bel teche-teche-teche-te. Perse, oggi facciamo, ve li ho spoilerati prima perché sono bellissimi, questi tortelli tricolore, bianchi, rossi e verdi. Bianchi, rossi e verdi, non solo nell'impasto ma anche nel ripieno. Però abbiamo i tre impasti, Antonella. Diamo subito gli ingredienti che così che abbiamo almeno... naturalmente già preparato. Ah, sì, no? Li abbiamo perché già fatti, no... perché ci focalizziamo di più su tutto, giusto, il resto. Quindi abbiamo l'impasto bianco che è fatto con gli albumi. Quindi è farina e albumi, che così non si sa mai come utilizzarlo, ce l'abbiamo. Poi abbiamo l'impasto rosso che è farina, uovo e concentrato di pomodoro e quello verde, ovviamente farina, uovo e purea di spinaci. Per il ripieno invece abbiamo dall'altra parte la ricotta vaccina, la robiola, il formaggio grattugiato, i pomodori secchi sott'olio, i capperi di salati e qualche filetto di acciuga. Poi abbiamo anche il basilico che metteremo poi dopo. Per la salsa d'accompagnamento, olio extravergine, pinoli, formaggio e aglio. Bene. Che è un po' il pesto destrutturato, ma te lo spiego dopo. Intanto... sì, il p di strutturato. Esatto. Perché se Ricche Bono ci sta guardando... Mamma mia, ma mi scomunica subito. Mi scomunica subito. Allora, li abbiamo già impastati, sono già riposati. Andiamo a tirare per prima la base, che è la pasta, quella bianca. Quella bianca, perché sennò quindi, poi si colora. Esattamente. Si sarebbe potuto usare anche il rabarbaro invece del concentrato di pomodoro per colorare un po'? No, perché il succo del rabarbaro tende a scurire molto perché ossida, un parente del cardo, del carciofo, e quindi tende a ossidare un po' di più. C'è dentro gli antociani, però! Eh? Agli antociani, eh! E vabbè. Posso scherzare con Evelina perché è simpaticissima. Quindi. Ma Evelina è invece servita tantissimo perché ha reso, io lo dico sempre, fruibile a tutti un discorso della ma dieta, certo, che in genere è sempre punitivo, e invece lei ti spiega insomma le alternative che ci sono e anche verissimo. Ci fa capire quali sono i nutrienti. Poi dice, voi non è che uno può stare tutta la vita a non mangiare determinate cose. Fate attenzione. Esattamente. Quando una cosa magari ne mangiate un po' di meno. Ama mangiare bene. Perché ama mangiare bene. Quindi sono gustose. E poi noi vi abbiamo spiegato come la qualità dei prodotti è fondamentale. Quindi, no? Assolutamente. La freschezza, la stagionalità, queste cose fanno bene alla salute. Intanto che ho preso in giro un po' l'Evelina, ma lei lo so che mi perdona. Abbiamo tirato la sfoglia bianca, la sfoglia gialla e la sfoglia verde. Ecco. Ora assottigliamo appena appena un po' di più, ma non di tanto, la bianca. Appena appena. Perché poi andranno intersecate le tre, giusto? Dobbiamo fare delle tagliatelle verdi e delle tagliatelle rosse, che faranno poi la bandiera, la nostra bandiera. Quindi la verde e la rossa. Comunque noi abbiamo anche una bella bandiera, dei bei colori. Noi abbiamo tutto di bello e di buono, esatto, soprattutto. Io dico sempre che se nasco un'altra volta magari uno si rincarna. Io voglio tornare a essere italiana, possibilmente. Lo dico, magari qualcuno mi sente dall'alto, ma cioè, quando arriva. Ah, dalla dirigenza Rai. Di no, no, che la dirigenza Rai. Più in alto. Allora, facciamo delle tagliatelle, Antonella. Aspetta, ecco, che acceleriamo. Acceleriamo perché paradossalmente vengono meglio. Vengono meglio, quindi le tagliatelle rosse, un po' spessine devono essere, e le tagliatelle verdi. Voilà. Sai che Anto, c'era un signore che è entrato in cartoleria un giorno e ha detto: vorrei una bandiera dell'Italia blu.
blu. Le dico l'antice, no. Ma è come cambiare la maglia della nazionale. Allora, questo gli risponde, ma la bandiera d'Italia non c'è blu. Ecco, come c'è, la bandiera d'Italia è verde, bianca e rossa. Dammi la rossa. Va bene. È veramente, la gente è pazza. Ah, Gesù, ma sì, l'ha sempre detto che manicomio è scritto fuori. Manicomio è scritto fuori. Guardate che bello. Allora, Praticamente le tagliatelle. Il bianco sotto, vedete? Il bianco e poi sotto. Ci appiccichiamo la tagliatella come se fossero delle righe, vi ricordate il raviolo che vi ho fatto vedere deve prima? Deve essere un po' spessina la tagliatella, perché poi andiamo a sottigliarla ulteriormente. Sembra lungo questo passaggio qua, ma in realtà è molto semplice, anzi. Poi è divertente da fare anche con i vostri bambini, magari li approcciate anche alla pasta in questo modo, no? Perché la manualità è importante, soprattutto quando si è bimbi. Quindi la schiacciate leggermente. Adesso io queste le tengo, le metto qua dietro, perché tanto so che dopo c'è già il ragù pronto. Anche perché sì, non sì. le facciamo anche così, ma volendo potete fare le tagliatelle bianca, rossa e verde. Ma assolutamente. No? È inutile che vi ripeto sempre che ognuno poi alla sua fantasia può interpretare la ricetta. Ma sai, durante gli anni dei mondiali degli europei, quanta roba bianca, rossa e verde abbiamo fatto a Casa Azzurri. Quindi tu c'eri, lo sai. Io c'ero, purtroppo adesso speriamo che i mondiali, perché adesso gli europei ci siamo, ma insomma l'ultimo mondiale a sapere. Allora, quando le abbiamo fatte così, le andiamo ad assottigliare ulteriormente, perché la pasta del tortello deve essere sottile. Quindi andiamo un po', acceleriamo un po' con la brioschi, ecco qua. Vedi che belle, guardate, voilà. Ecco, entrano, vedete, sì, proprio sì. Come dire, si impastano così, insieme. Infatti, le assottigliamo ancora un po'. Quindi lasciatele un po' grosse e le assottigliate dopo, vedete, si assottigliano dopo. Guarda, abbiamo facciamo fatto la bandiera. Quella che facciamo mi piace questa cosa. Ecco qua. E voilà. Si appiccica ed è perfetta. Quando è così, le giriamo poi al contrario. Ah, ecco. Perché il disegno ovviamente deve rimanere fuori. Esatto. Facciamo velocissimamente il ripieno, perché è molto molto semplice da fare il ripieno. Quindi prendiamo un frullino, ci mettiamo dentro le cose da tritare, cioè i capperi, le acciughe. Aspetta che scogliamo un attimo l'olio. Mi passeresti una forchetta, tanto per favore, grazie mille. E i pomodori secchi, però quelli sott'olio, che rimangono un po' più saporiti. Se poi voi li avete con dentro anche qualche cappero e qualche acciuga, tanto meglio, avete meglio. Già tutti insieme. Esattamente. Io li ho tutti distinti. No, a me piacciono da matti questi qua, da mangiare sul pane. Appunto, io ce li ho sempre, pomodori. Quindi frullati velocemente così, li mettiamo poi in una ciotola e aggiungiamo anche la robiola e la ricotta. Quindi la ricotta. Così anche questi formaggi, che non è che sappiano di molto, improvvisamente acquistano una loro personalità. Perché sono i classici formaggi che sono belli da abbinare a delle cose, no? Quindi poi danno la cremosità, dentro il ripieno è bello sapido. E prendiamo anche un po' di basilico e ce lo spezzettiamo dentro proprio con le mani. Allora, quindi così. Io sono anche un po' così, però vi voglio dire una cosa. Anche questo qui, questo che ha preparato lui, robiola, cos'è l'altro? Ricotta. Ricotta, capperi di salati, filetti di acciughe, ecco. I pomodori sott'olio e poi andiamo a mettere questo il formaggio. Questo è un condimento di una pasta anche normale, cioè uno arriva frettolosamente a casa, c'è un po' di pasta secca, la butta su e fa un sugo che alla fine è più veloce che fare il solito magari pomodoro. La diluisci con l'acqua di cottura della pasta, sei a posto. Esatto, come si fa un po' col pesto, no? Che si diluisce con l'acqua di cottura della pasta. Perfetto. Ecco. Allora, quando abbiamo fatto questo ripieno, il ripieno, se potete, fatelo sempre il giorno prima per il giorno dopo, così si insaporisce bene e si amalgama bene. Prendiamo il cucchiaio, grazie Anto, e facciamo dei mucchietti. Quindi andiamo a fare dei mucchietti leggermente non al centro, leggermente spostati, perché poi se sono al centro viene piccolo. Invece dobbiamo fare un bel raviolone. Esattamente, quindi andiamo Devo a fare. Devo buttarli intanto? Buttali, Anto, tenta che scotta il coperchio, No. C'è lì la presina. L'ho visto prima che scottava il coperchio, l'ho preso su senza... Tieni qui, guarda. Le patine, grazie, le... Vado. È già salata, Guardate che belli, allora io l'ho messa... come vengono. Appunto in una pentola bassa e larga, perché così almeno hanno tutti la stessa acqua. Ha messo il sale, Percy? Sì, già salata. Bravo. Perfetto, è partita anche la sagra della salsiccia, e così almeno... Ma perché? Però potremmo fare io e te una bella sagra della salsiccia. Io ne ho una voglia di andare per le sagre di paese che brucio.
che brucio! Draghi, apri le sagre di paese, che è ora! Ma adesso aprirà, guarda, mi sembra che abbiamo già fatto dei passi da gigante, sì, possiamo andare anche al ristorante al chiuso. Al chiuso. Possiamo, insomma, adesso piano piano, dai. Quindi questi secondo qua. Me anche le sagre ad agosto saranno aperte, io dai. Io spero proprio di sì, eh. Sì, tutti amiamo le sagre di paese, devo dire la verità. Li chiudiamo. Anche i ragazzi, allora, anche i giovani. Intanto che poi questi li facciamo dopo, che li chiudiamo dopo. Però avete visto? Quindi li coppate così e se c'è qualche cosa, l'aria via sempre, mi raccomando. E questo qua è il raviolone. Non lo pieghiamo perché così rimane il bel colore, proprio il tricolore della bandiera. Il tricolore, quindi non piegatelo, lasciatelo così. La salsa è molto molto semplice. Allora, in un padellino che andiamo a far scaldare molto velocemente, andiamo a mettere dentro l'olio extravergine di oliva. Proprio un attimo, perché già il ripieno è importante, sì. Quindi... Dentro in questo olio ci andiamo a mettere lo spicchio di aglio schiacciato, che gli dà il profumo, poi andremo a toglierlo, e i pinoli. Quindi facciamo rosolare un po' i pinoli in questo olio di oliva, li facciamo così. Tostare. Sì, perché poi andiamo a scolarli, mettiamo sopra il parmigiano e questo olio aromatizzato, i pinoli e al basilico che metterò poi a crudo quando tolgo l'olio. È tipo un po' il condimento ai testaroli, tipo, no? Sai che fanno la lunigiana, sì, che esatto, fanno questo esatto. Sughetto... Molti li fanno col pesto, i testaroli, e molti fanno questo pesto appunto destrutturato. Non diciamolo perché sennò poi Ricchebono no, s'arrabbia. No, questo... insomma... Ecco. Questo condimento. Condimento, finiamola lì perché sennò quello rompe. E... Allora. Mi raccomando, fateli cuocere bene. Ecco quello che ti dicevo prima, Antonella. Molti, ad esempio, la zia Cri adesso per la sua ricetta ha messo su giustamente una pentola alta. Chi ha la pasta fresca, invece, è meglio come gli gnocchi e i tortelli, una pentola un po' più larga e bassa, perché così non si stratificano e rimangono belli stesi, sennò quelli sotto sono cotti patocchi e quelli sopra invece sono ancora... Cotti patocchi è bellissima. Sono ancora al stracotti, dente. Stracotti, mentre esatto. Quelli sopra sono al dente, vedi? Esatto, li ecco, lasciamo e bollire. E non è che allora, neanche nel batoccio tu li metti, adesso li metti su conditi bene, così tranquilli. No, li scolo nel piatto, li lasciamo un attimo lì che va via l'acqua, se volete mettere anche un canovaccio, ce l'ho io il canovaccio per asciugarli, guarda Antonella, proprio per asciugare l'acqua in eccesso, li mettiamo proprio così. Intanto qua abbiamo l'olio che sta soffriggendo con i pinoli. Questi qua sono pronti. Vedi che se la pasta è fatta bene e riposata non perde mai il colore. Là. Quindi vedi? Non cede il colore all'acqua. Toh. Si è un po' anche autoincensato con questa... Beh, è giusto. La pasta... perché... No, è fatta bene nel senso che... È fatta bene nel senso che deve essere fatta così. Se no, se era tutto spatasciato, vedi, se usava la pentola quella alta, si spatasciavano col tutti batoccio. Questi qui. Bisogna essere un po' delicati. Sì, con la pasta fresca, in questo caso, a parte il fatto che non si rompe niente, però, guarda, guardali qua, adesso diamo io su. Io mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Eccoli qua, prendiamo che questi due, perché siamo in tanti oggi, è festa. No, ma poi il piatto da vedere, a me piace... Un piatto casalingo, non un piatto da gourmet. Poi Antonella rispecchia proprio i canoni della dieta mediterranea italiana, perché anche la salsa che ha preparato, tutti gli ingredienti. Vedi, formaggio grattugiato come se piovesse, il basilico. Un po' di basilico, c'è dentro di tutto qua, anche l'Evelina. Quindi a crudo sopra, l'olio ha appena soffritto e quindi dentro abbiamo l'aglio che abbiamo scartato e li andiamo a condire con i pinoli. Ecco qua, e questo olio aromatizzato. Un piatto meraviglioso, viva l'Italia! Grazie a Daniele Persegani, viva il Perse! Grazie a te, Tortelli, viva l'Italia! C'è un altro mezzo!